come segno di un grande sindaco che ha realizzato un sogno per tutti i veneti. È tua, ufficiale. Anche perché manca là, no? Vedete che manca? La manca. Questa è la bandiera ufficiale che ha sventolato nel palazzo della regione. Gira, aspetta, gira. Fortuna, speriamo che sia fortuna. Ecco. E questa l'attacchiamo subito sul municipio. Questa è una zecchina cinese, roba giusta. Il gonfalone di San Marco, questo è il regalo che Luca Zaia ha voluto fare a Massimo Bitonci, eletto ieri con il 53% dei voti. Dopo 10 anni, Padova ha deciso di cambiare pagina e la vittoria è schiacciante. Dal 33,7% per Rossi al 31,4% per il senatore della Lega al primo turno. Il centrodestra ieri ribalta l'esito con quasi 6.800 voti in più. Il sindaco realizza per me un sogno e espugna la roccaforte della sinistra, ma soprattutto una grande occasione, perché Padova in mano al sindaco Bitonci sarà l'occasione per dimostrare che cos'è la buona amministrazione. Al centro rimane il destino dell'ospedale di Padova, visti i recenti scandali collegati all'inchiesta sul Mose. All'ospedale non si farà più? Beh, io dico che con il sindaco ragioneremo anche di questo e devo anche dire che alla luce anche delle notizie che abbiamo è il caso di guardare veramente a fondo, anche perché ho saputo che molta gente cenava a nostra insaputa, gente che aveva tempo da perdere, adesso li sistemiamo tutti. Grande, grande, grande. Alla luce della messa in discussione dei project financing, forse è giunta l'ora di portare avanti la ristrutturazione, la riqualificazione dell'area, il sottopasso su via Giustiniani e il collegamento anche con lo IOV. Già al lavoro per la formazione della giunta, pronta forse entro la settimana, e ora lascerà lo scranno del Senato. Può darsi che un domani, magari una volta ripulita la città, quando la sentirò più sicura per i miei figli, magari li porterò a vivere qua. Ivo Rossi e Massimo Bitonci si sono sentiti al telefono ieri sera alle 3. Adesso è troppo comodo da parte della nomenclatura del Partito Democratico dare la colpa a Ivo Rossi. In realtà le colpe ce le hanno loro, perché hanno sbagliato completamente la campagna elettorale e poi in questi anni hanno immobilizzato il Consiglio Comunale